Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Buon pomeriggio e bentrovati alla nuova puntata di Trieste in diretta. Siamo in compagnia di Giorgio Giustizieri, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Responsabile di sviluppo del progetto Keep On. Che cos'è Keep On? Ne abbiamo parlato anche a Sveglia a Trieste in un'occasione con Uberto Fortuna Drossi. Si tratta di un social per scrittori made in Italy, la prima piattaforma online per scrittori italiani per pubblicare le proprie opere, i propri scritti e poi condividerli naturalmente con una platea molto molto ampia, con tutta una serie di garanzie sui diritti d'autore eccetera, ma per rendere visibili i propri scritti, le proprie storie nel mondo ormai sempre più digitale. Allora, Giustizieri, io ho spiegato per sommi capi, mentre lei ci racconta come funziona Keep On, facciamo vedere sia il web, quindi direttamente il sito keepon.com che ho posizionato in questo momento sul mio computer, sia alcune immagini che abbiamo preparato. Prego. Allora, Keep On, innanzitutto buon pomeriggio a tutti. Keep On è il nostro grande pianeta per scrittori, dove la strada per arrivare a questo grande pianeta è www.keepon.com. Appunto è dedicato a chi ha il piacere, la voglia di scrivere una propria opera, un proprio scritto, un proprio diario, una propria memoria. Perché dico memoria? Memoria è un po' la parola cardine del nostro progetto e poi insomma è l'obiettivo della nostra società, in quanto è stata fondata la nostra società Ad Futura Memoriam SRL proprio con l'obiettivo di cercare di incastonare in uno spazio digitale le memorie della gente, come attraverso una piattaforma digitale. Piattaforma digitale, appunto, Keep On. Keep On sono due parole messe insieme in inglese, altro non vuol dire che keep on, cioè trattenere noi stessi, quindi trattenere la nostra storia nel digitale, quindi Keep On. Ovviamente sono Stati Uniti, è stata scelta la via di uno slang un po' più friendly, e quindi abbiamo utilizzato questa parola Keep On per essere in linea con tutte le piattaforme appunto digitali del momento. Keep On si rivolge ad un pubblico ampio, per ampio io intendo dire a tanti target. È stato proprio studiata, tutta la piattaforma è stata studiata in modo tale da consentire a tutte le fasce d'età di non avere problemi. Cosa si fa su Keep On? Keep On si approda su questo grande pianeta, si sbarca su questo grande pianeta come si sbarcava sulla Luna. Che si fa? Ci si registra gratuitamente, si può leggere, questi sono quelli che vediamo sullo schermo, sono tutti i keybook, questa è un'anteprima di un keybook, e per far capire cos'è un keybook chiamiamolo il racconto digitale di Keep On. Quindi, per farla breve, esisteva il libro, che è una parte dell'editoria appunto tradizionale, una parte che è ancora molto influente, esistono gli ebook, ormai hanno spopolato l'ebook, da oggi possiamo dire che ci sono anche i keybook, che sono proprio i racconti dei nostri Keep Owner, gli utenti che si registrano e che arrivano su Keep On per pubblicare. La parola è pubblicare liberamente, e non siamo una casa editrice, quindi non vagliamo i testi, le opere, ma lo fa la community. Noi uniamo. Ovviamente c'è una tutela comunque del diritto d'autore. Allora, già di per sé noi abbiamo messo in atto dei meccanismi grazie ai quali chi pubblica su Keep On può decidere di farlo privatamente. Cosa voglio dire? Nel momento in cui io sto scrivendo un'opera, premo il tasto pubblica la mia opera, ricordo a tutti quelli che ci seguono che la pubblicazione avviene capitolo per capitolo, quindi non è totalitaria di tutto il keybook, quindi quando io pubblico il capitolo posso pubblicarlo privatamente, che significa che le persone possono chiedermi di leggere, quindi non è per tutti quanti disponibile il mio testo. Questa è una prima tutela. La seconda tutela che stiamo studiando con i nostri avvocati è dare la possibilità, attraverso ovviamente un servizio che noi diamo, attraverso l'esborso di X euro, la possibilità di tutelare il proprio racconto. Quindi chiuderlo, se così possiamo dire, mettere un lucchetto a ciò che io faccio con una data, un'ora, e quindi la proprietà di ciò che io vado a scrivere, quindi della mia opera, rimane a me. Certo, questo insomma è un aspetto molto importante. Quanti, a livello di numeri, quanti Keep Owner ci sono? Quanti racconti sono stati pubblicati? Facciamo un po' di numeri di quello che sta succedendo su questa nuova piattaforma.
Allora, si può dire che noi siamo praticamente online da ottobre-novembre. Siamo partiti subito con un concorso perché volevamo anche testare la piattaforma, volevamo vedere la risposta del pubblico qual era. E i nostri utenti non hanno avuto assolutamente nessuna problematica in merito. I numeri sono ad oggi, dopo neanche 6-7 mesi all'incirca di attività online, crescono di giorno in giorno, ci aggiriamo attorno ai 1400-1500 utenti. Per fare una statistica, per fare una piccola percentuale, si dividono tra il 30% di scrittori e il 70% di lettori. Questo lo vediamo in quanto c'è una sezione nel menu dove ci sono gli autori e in linea di massima gli autori sono circa 100-200 persone. Quindi pian pianino ci stiamo avvicinando a una percentuale di autori consistenti e quindi sono già tante le persone che hanno scelto Kipon come mezzo di divulgazione letteraria. Ragazzi, non ragazzi, persone magari che prima erano abituate a pubblicare solo cartaceo, quindi ci stanno scegliendo in tanti per appunto pubblicare la propria opera. Anche perché questo avviene in una modalità veramente semplice, in quanto se prima una persona doveva andare a chiedere la correzione bozze, poi magari doveva fare l'editing, poi doveva stampare, poi doveva fare, da casa con questo strumento può essere online con 3 click. Una volta che io inserisco i dati del mio keybook e quindi inserisco cosa? Il titolo, il sottotitolo, magari l'immagine della copertina, tutti quei dati che mi caratterizzano il mio keybook, passo al secondo passo successivo, che è quello della scritturazione, quindi quella della composizione dell'opera. Terzo, ultimo passo, il tasto pubblica, quindi è veramente un gioco da ragazzi. Molto facile poter pubblicare, sì, su Kipon. Tra l'altro adesso avete elaborato anche una nuova app per rendere disponibile i testi anche più agilmente sugli smartphone. Sì, che noi ci vogliamo rivolgere non solo agli scrittori ma anche ai lettori. Qual è il nostro fine? Il nostro fine è quello di unire, far toccare le due facce della stessa medaglia, le due facce della stessa moneta, che sono gli scrittori da un lato e i lettori dall'altro. Si uniscono per poter appunto apprezzare le opere, quindi c'è proprio una logica di lettura e scrittura molto semplice. L'app è stata pensata appunto per poter dare la possibilità al lettore di entrare nel merito del racconto, mettere like, fare commenti, fare tutte quelle operazioni e quelle azioni appunto per entrare in contatto con lo scrittore. App che però ci tengo a dire in fase di valutazione in questi giorni da parte di Apple, perché l'abbiamo pubblicata sia sugli store Google che sugli store Apple. Ovviamente ci sono delle procedure a cui bisogna attenersi per poter appunto avere l'app pronta per tutti. Certo, poi vedo che c'è anche la localizzazione dello scrittore, allora, italiano. Quella è una cosa molto importante e tra le caratteristiche che avrei sottolineato se non me l'avesse chiesto nessuno. La caratterizzazione dei PIN GPS è molto importante perché noi abbiamo voluto, la memoria in base a cosa noi la contestualizziamo, la memoria, un racconto, uno scritto, in base alle coordinate esistenziali. Quello che noi volevamo fare è creare proprio le coordinate esistenziali, ovvero il punto, il luogo in cui quel keybook è stato scritto e la data in cui quel keybook è stato scritto. Ora, non voglio dire che per tutti il PIN GPS vuol dire aver scritto il keybook a Trieste, perché il PIN GPS, cioè la possibilità di mettere il PIN GPS sul mio racconto, è soggettiva. Io entro dentro Kipon, mi metto a scrivere e ad ogni capitolo posso geolocalizzare la mia storia. Cosa significa? Attraverso le funzionalità di pubblicazione, molto semplice anche qui, posso selezionare un PIN GPS sulla grande mappa di Kipon. Ma questo è soggettivo, proprio perché se io voglio raccontare magari di un racconto ambientato in America, metto il PIN GPS in America. Se io invece voglio raccontare un racconto, ma voglio dire che ero a Trieste il giorno in cui l'ho scritto, metto il PIN su Trieste, quindi è molto soggettivo. A cosa serve questo? Serve a dire alle persone che sono interessate ad un territorio, ad un luogo, ci sono keybook in quel luogo, ci sono keybook in quel territorio. Infatti se noi andiamo nella home page e attraverso il tasto cerca ricerchiamo appunto sulla grande mappa, a sinistra troviamo il tasto cerca, sulla grande mappa di Kipon, noi vediamo in basso a sinistra, giù, in basso a sinistra, eccola qua, la grande mappa di Kipon, quella verde, quella sì. Ecco, questi sono tutti i capitoli
che le persone hanno voluto geolocalizzare. Ed è fantastico, perché se noi filtriamo i capitoli, appunto i keybook per mappa, e ci avviciniamo sempre più ad esempio sul logo di Trieste, vediamo che ci sono keybook appartenenti a questo territorio. Allora, questo è voler categorizzare un keybook, voler appartenere ad una comunità, appartenere ad una, ad un popolo, ed è un pochino quello che ci eravamo promessi di fare con questo progetto. Data per e esempio luogo. A Trieste ce ne sono 13, vedo attualmente. Sì, ma in realtà variano a seconda dello zoom che si dà alla mappa, quindi più ci si avvicina, ovviamente meno diventano. Cosa speriamo? Speriamo che tutti i triestini geolocalizzino il proprio keybook su Keepon, in modo da raccontare appunto la storia di Trieste, un racconto che è avvenuto a Trieste. Io porto ad esempio sempre il racconto di una ragazza pugliese, dove sta geolocalizzando il diario del nonno che era partito in guerra. Ad ogni capitolo ha messo il PIN GPS nella stazione in cui il treno si fermava. Sembra una stupidità, in realtà si sta ricostruendo il percorso che il nonno di questa scrittrice ha fatto. Non è di poco conto, a mio avviso. Certo, certo, poi insomma dà anche, come dire, modalità in qualche modo a chi vive in quel territorio di sentirsi coinvolto nel racconto in qualche modo, no? La parola cardine è comunità. Noi siamo, apparteniamo ad una comunità, chiunque appartiene ad una comunità. Attraverso le funzionalità di Keepon, e c'è anche un piccolo spazio dove io posso inserire la comunità, io ad esempio sono provincia di Lecce, sono originario della provincia di Lecce, se io metto lì dentro, nel filtro di ricerca, la mia comunità e quindi l'Everanese, mi appariranno tutti i keybook appartenenti a quella comunità. C'è un desiderio di riappropriazione delle nostre radici e grazie alla tecnologia stiamo cercando di ricostruire proprio questo. Io ho sposato questo progetto proprio per questo motivo, c'era un forte legame con le mie radici, c'è un forte legame con le storie di ognuno di noi, e Keepon è il modo per attrarre quelle persone che vogliono ricostruire le radici, ricostruire un proprio passato, una propria storia, e penso che ognuno di noi, al di là di tutti i territori e della storia dei territori, ne abbiano da raccontare. Tra l'altro è inevitabile parlarne, perché il periodo del lockdown, della permanenza in casa, ha come dite, portato alla ribalta, ha scatenato scrittori, presunti tali, persone che si sono avvicinate al mondo della scrittura magari anche per la prima volta. Infatti proprio dai racconti, parole come Covid, quarantena, quarantena, c'è un altro aggettivo, eccetera, appaiono così immediatamente proprio anche tra i racconti di Keepon. Quindi credo che anche questo, in questo momento difficile, abbia contribuito però a diciamo così, a dare vita a nuovi iscritti. Allora, la frase che mi viene da dire è siamo arrivati in un momento in cui stiamo dando l'opportunità alle persone di potersi esprimere. Questa è la verità, perché il lockdown ci ha tenuti a casa, ci ha chiusi a casa. Quello che abbiamo cercato fin dall'inizio di fare noi è intercettare le necessità delle persone, in questo caso gli utenti scrittori. E non è da poco dare l'opportunità, in questo periodo poi, che è comunque un periodo abbastanza triste per tutti quanti, in prima battuta dare la possibilità di raccontare quello che succede. Chi più, chi meno, raccontare tra le proprie mura, fuori dalle proprie mura, ma raccontare, quindi lasciare veramente qualcosa su questo digitale, su questo pianeta digitale. In seconda battuta, la necessità dello scrittore di pubblicare, cioè uno è libero di decidere quando, se e come pubblicare. Ovviamente la community, diciamo, poi valuterà, metterà i like, potrà avere, diciamo, da ridire, non da ridire. Quindi c'è proprio un confronto con lo scrittore, lettore e scrittore. La cosa è bella perché ci siamo resi conto, e questo lo impariamo soltanto man mano che insomma, l'attività va avanti, che si sta creando una community, quindi una comunità di lettori e scrittori rispettosi. E questo ci tengo a dirlo, perché siamo abituati ormai a logiche digitali dove se ne dicono di cotte e di crude, dove insomma si tirano contro qualunque tipologia di parola. Su Keepon questo non avviene, tocco naso, si spera che continui così, per il momento non è avvenuto, anzi la community sta cercando di mantenere questo ambiente veramente felice, ecco, possiamo dire così. Anche perché insomma è chiaramente un incentivo alle persone a esprimersi liberamente senza diciamo così timori di essere giudicati malevolmente dopo il primo. Certo, certo. E tra l'altro porto anche il caso, l'esempio di un altro scrittore che ha chiesto alla community che appunto legge questi keybook:
Rispettatemi, ha scritto proprio così nell'abstract del keybook, rispettatemi, non voglio nessun giudizio, prendete le mie parole così come sono. Quindi c'è anche questa voglia di mettersi in discussione o non mettersi in discussione, dipende appunto dalla persona, ma la cosa importante, la cosa bella è che tutti i lettori o comunque tutti gli utenti sono rispettosi delle richieste che avvengono su Keep On. Questo è molto, molto carino da dire, molto bello secondo me. Allora, abbiamo parlato della community, abbiamo parlato di come si accede, ovviamente bisogna iscriversi a Keep On per entrare e poter leggere quello che scrivono gli altri piuttosto che per pubblicare. Sì, l'utenza è sempre unica, io mi iscrivo su www.keepon.com, divento automaticamente un utente, poi che io voglia pubblicare o che non voglia pubblicare, automaticamente sarò uno scrittore o un lettore. Lettore che, ripeto, una volta che ci si registra si diventa automaticamente, proprio perché io la registrazione la faccio per poter fare certe azioni. A maggior ragione, prima si parlava di tutela, noi non facciamo vedere le opere a chi non è scritto. Ovvio, noi abbiamo una responsabilità che è quella di detenere tutte quante le informazioni personali della gente, quindi nel momento in cui succede qualcosa noi dobbiamo andare a capire cosa sta succedendo. Quindi le opere rimangono al sicuro dentro Keep On fino a quando qualcuno non si registra. Nel momento in cui uno si registra noi sappiamo chi è. Solo questo. Quindi. La domanda è, ma avete registrato anche magari già interessamenti da parte di Keep Owner, da case editrici e sì, così via? In realtà sì. L'editoria in questo momento sta vivendo un momento, secondo me, veramente di sviluppo e di opportunità, proprio perché il digitale ci dà la possibilità di farlo. Io questo lo dico ad ogni persona, a chiunque me lo chiede, l'editoria, non vogliamo sostituirci alle case editrici perché non siamo una casa editrice, siamo uno strumento. Ci si sono avvicinate appunto delle case editrici per confrontarci, appunto per capirne di più, per saperne di più e per avviare un certo tipo di collaborazione. L'appello è questo, e lo faccio ancora una volta, noi siamo aperti a tutte quante le proposte. Ahimè, non possiamo ovviamente pensare di essere una casa editrice, appunto, ma nel momento in cui si avvicina alla casa editrice noi assolutamente ci sono mille collaborazioni, mille possibilità che si possono pensare insieme. E tra l'altro avete già varato un concorso che ha già dei primi vincitori, 3 key writer in particolare. Sì. Uno è palermitano, Antonio Blunda, Sabrina Folcia e Alice Gaglio, i 3 titoli. Tra l'altro sono stati vagliati da una commissione che abbiamo voluto come primo premio letterario, abbiamo avuto una bella commissione forte, presidente Cristina Benussi, professoressa all'Università di Trieste. Ecco, il concorso è andato bene, le persone sono state contente. Ecco, devo dire, una piccola sottolineatura la devo fare. All'inizio delle cose nuove, tutti sono sempre con un pochino di sfiducia. Allora ci dicevano, ma io non vengo a pubblicare da voi, ma chi siete, ma che fate? Nel momento in cui si innesca quella volontà di qualcuno di iniziare a fare qualcosa, tutti si accodano. Il concorso è stato proprio questo. In un primo momento c'è stata quasi, noi avevamo paura che non fosse passato qualcosa alla gente, agli utenti. In realtà ad un certo punto sono arrivati i primi keybook, poi sono arrivati gli altri, sono arrivati centinaia di keybook e alla fine ci siamo dovuti riorganizzare per valutarli tutti quanti, proprio perché sì, su Keep On non viene valutato niente, ma ovviamente essendo un concorso letterario, essendo un premio, abbiamo messo su questa stupenda, già che ringrazio visto che ho l'opportunità, giuria di professionisti del settore editoriale e che hanno valutato i keybook. Cosa voglio portare da questa esperienza? Tra l'altro il 25 settembre ci sarà la premiazione, quindi ancora non è stata fatta la premiazione, si farà anche lì la premiazione, ovviamente nel rispetto di tutte le regole Covid, eccetera, ma cosa ci è stato restituito da una commissione così importante? Che i testi erano di qualità. Noi siamo fieri di dire che i nostri testi, i testi che qualcuno aveva detto lì arriverà di tutto, in realtà la commissione stessa ha detto abbiamo avuto difficoltà a scegliere i testi proprio perché i testi erano di qualità. Non mi meraviglio, chi arriva da noi è uno scrittore, quindi lo scrittore di per sé ha la voglia di apparire come tale, quindi chi più chi meno diventano bravi lo sono, poi c'è un percorso in tutto, quindi si può crescere, su Keep On si cresce. C'è una, per esempio, una scrittrice, ha scritto un keybook dove chiedeva alla community di aiutarla a continuare i capitoli. Ah. Keybook interattivo, bellissimo, perché lei capitolo capitolo prendeva i consigli delle persone.
Certo, quindi insomma anche la possibilità, diciamo, in qualche modo di dare un finale alla storia, diciamo, collettivo. Volevo parlare anche un po' di generi che si trovano su Kipon, romanzi, racconti, ma non generi solo. Sono veramente tanti, abbiamo voluto azzardare di tutto e di più anche con i nuovi generi come storytelling, come diario e memorie, fatto appositamente, un genere voluto appositamente da noi proprio per categorizzare i keybook e fargli avere un valore che sia veramente un valore di categorizzazione di diario e memoria, cioè qualcosa che io scrivo, qualcosa che io, un albero che pianto e crescerà nel futuro. Non dimentichiamo che è la società che ha voluto appunto costruire e informatizzare questa idea, Ad Futura Memoriam SRL, ha proprio l'obiettivo di portare come una capsula temporale i nostri racconti al futuro, alle prossime generazioni, e chissà, magari si creerà un processo di trasformazione della memoria proprio grazie a Kipon. Proprio perché, lo porto come esempio, c'è stata una signora che ha pubblicato un keybook dal titolo Da mamma a mamma, ha fatto una dedica alla figlia. Beh, io penso che sia una delle cose più belle, insomma, che una mamma e allo stesso tempo la mamma successiva può fare al figlio o alla figlia. Certo. Obiettivi futuri di Kipon? Tanti, ambiziosi, e si spera che di raggiungerli presto. Primo tra tutti l'obiettivo di aprire una redazione in America. Crediamo all'asse America-Europa perché ci sono tante persone che sono diciamo andate in America e poi si sono stabilizzate lì, ma che hanno le radici qui in Italia, quindi anche ancora una volta il tema delle radici, il tema della memoria, il tema di voler riportare nel mio territorio la mia presenza, se non fisicamente almeno digitalmente. Quello che dico sempre io, la macchina deve essere al servizio dell'uomo, il digitale al servizio dell'uomo e mai l'uomo al servizio del digitale. Quindi in questo ci stiamo prodigando per creare una piattaforma, per creare un social che sia veramente a servizio dell'uomo. Quindi una versione chiaramente anche in inglese. È già tradotto in inglese, possiamo switchare in lingua inglese in alto a destra. Ah, eccolo qua. E presto arriverà anche in tedesco e spagnolo la versione appunto per tutta Europa, quindi man mano che noi avanzeremo nel nostro operato, nella nostra attività, la piattaforma verrà tradotta in varie lingue. Eccolo qua, infatti, scritto tutto. L'obiettivo è quello, insomma, di raccontare le storie del mondo. Non vogliamo essere. Per questo dico, qualunque iniziativa, qualunque proposta fatta a noi, ben venga, è solo un tassello in più a questo grande progetto, e noi a braccia aperte accoglieremo chiunque abbia voglia di salire a bordo di questa grande iniziativa. Certo. Allora, banalmente, si va su kipon.com, ci si registra e si può accedere, intanto si può andare a leggere alcune storie, poi dopo si può scatenare anche la propria capacità di essere, diventare, poter pensare, di imparare a scrivere, insomma tante cose. Tra l'altro io ci tengo a dire, una volta che diamo spazio, diciamo, alla nostra creatività, quindi stiamo pubblicando, stiamo scrivendo, stiamo dando forma alla nostra opera su Kipon, ci sono molti strumenti su Kipon dove per esempio posso aggiungere un link. Ad esempio sto parlando del mio comune, diciamo, di residenza, non lo so, faccio un esempio, seleziono quella parola e ci allego il link che per esempio del comune di non lo so, di residenza, o voglio geolocalizzare e linkare una vacanza al mare, posso prendere e mettere un link nella parola appunto a cui mi riferisco, quindi diventa interattivo anche il testo che può essere commentato sia generalmente, quindi nell'abstract proprio qui dove siamo, sia una volta che ci si addentra dentro appunto il keybook, paragrafo per paragrafo, quindi io posso commentare anche periodi del keybook, quindi diventa veramente un'interazione tra scrittore e lettore veramente forte. Bene, insomma, quindi qualcosa di molto molto interessante, aperto a tutti, e insomma che ha la possibilità chiaramente di crescere a dismisura questa passanza. Lo speriamo. Perché 7 mesi di vita, giusto? 6 mesi di vita, sì. Siamo già 500 keybook pubblicati, quindi in 6 mesi 500 opere pubblicate. Secondo me è un traguardo, è un punto di traguardo, un punto d'arrivo, ma anche un punto di partenza, perché quest'anno faremo molto di più e ci saranno veramente tante iniziative. Potete seguirci, lo dico insomma al pubblico che ci segue, su tutti i nostri canali social, perché sono lì che diamo poi in prima battuta le notizie,
ma ovviamente saranno veramente tante, tante, tante novità e tante news, quindi non voglio adesso dire la prima, il 25 settembre, quindi insomma rimanete in contatto con noi perché il 25 settembre ci sarà la premiazione dei 3 vincitori della prima edizione di Io Pubblico, proprio il nostro concorso letterario, il primo concorso letterario interamente svolto online. Certo, tra l'altro si svolgerà a Trieste la premiazione, sì, sì. Quanta gente lavora attorno a questo progetto? Allora, diciamo che il nostro team è principalmente Uberto Fortunato Rossi, amministratore delegato, Elisabetta De Dominis, presidente, da cui è nato tutto quanto questo filone, appunto questo discorso. Elisabetta De Dominis, la nostra presidente, aveva in mente, aveva la voglia di cercare di mettere dentro appunto un contenitore digitale tutte le storie del mondo. E quindi poi Uberto Fortunato Rossi, amministratore delegato, io come responsabile tengo un pochino le fila di tutto quanto il nostro, appunto la nostra macchina. Icon Digital Farm, che ha pensato a costruire, appunto a informatizzare quest'idea, creando la piattaforma, creando l'app, e quindi Icon Digital Farm, che di Staranzano, si occupa della parte informatica. Abbiamo la parte legale, quindi che si occupa di tutta quanta la policy privacy, la cookie policy, tutta quella parte normativa appunto a cui le app si devono attenere per ovvi motivi, e ci tengo a dire, noi sposiamo quelle che sono le logiche delle grandi piattaforme esistenti e siamo anche a norma, quindi cioè a norma, siamo sul filone legale, siamo insomma, non mi viene la parola, siamo cioè, in sintonia. Diciamo, ecco. Come dire, ottemperate a tutte le norme vigenti, sì, circa. Sì, sì. Il digitale, diciamo, che non sono poche, sono difficilissime e anche lì ci sono tante decisioni da prendere per tutelare gli utenti. Tra l'altro insomma professionisti che si occupano della piattaforma della nostra regione, quindi Staranzano se non sbaglio, ideatori triestini, quindi c'è molto, c'è un po' tutta la regione. Made in FVG sicuramente, made in Trieste, made in Gorizia, made in Staranzano e anche made in Lecce se posso. No, certo, certo, certo. No, ma insomma, ma c'è questa componente legata al fatto, no, che quando si pensa ai grandi social si pensa sempre magari agli Stati Uniti o comunque a paesi diversi. Questo parte proprio da qui. E non volevo dimenticare nella mia squadra Alessia Belverato e Federica Calabrese, che anche loro operano una da Trieste e l'altra da Bari, quindi anche lì c'è una forte, diciamo, un forte utilizzo del digitale anche nella formazione del lavoro. Logiche che stanno evolvendo e quindi noi ci stiamo adattando a questo cambiamento. Certo, quindi insomma appuntamento a settembre per quanto riguarda la premiazione, oppure se vi siete chiaramente incuriositi potete andare sul web subito a cercare keepon.com e a capire insomma cosa si può leggere. Credo sia anche un bel modo per scoprire anche modi di scrivere nuovi, scrittori diversi, per vedere qualcosa di nuovo anche. Sì, sì, è tutto nuovo, su Keepon è tutto nuovo. Certo. Quindi io l'invito è quello di andare, registrarsi. Nel momento in cui una persona non piace l'ambiente di Keepon, può tranquillamente eliminare la sua registrazione, finisce lì, quindi andate a curiosare. Al momento è gratuito, no? Sì. Ci saranno logiche di pagamento, dove per logiche di pagamento si intende da un lato la possibilità di avere l'illimitatezza della piattaforma, nonostante rimarranno sempre un numero di keybook gratuiti, quindi un numero di keybook gratuiti da pubblicare per poter provare la piattaforma, dopodiché ci sarà un piccolo abbonamento da dover sottoscrivere se si vuole continuare ad utilizzare appunto illimitatamente la piattaforma. Ci saranno anche, stiamo studiando anche una nostra volontà e studiare delle forme di monetizzazione degli autori stessi, quindi anche lì siamo veramente tanto diciamo sul fronte della monetizzazione dei racconti, c'è tanto lavoro, ma insomma stiamo cercando di creare quel sistema, quell'ecosistema al passo con i tempi, con una piattaforma che Icon ha reso semplice, secondo me geniale e molto bella da vedere, perché poi i nostri utenti, a me fa piacere quando ci ringraziano per aver creato un qualcosa che sia diciamo fruibile, sta cambiando il metodo di fruizione e noi abbiamo creato una macchina, certo, fruibile per lo scrittore e lettore. Mi piace pensare che sotto l'ombrellone basti un telefonino, uno smartphone per portarsi con sé milioni di testi. Certo. Allora, grazie a Giorgio Giustizieri per averci parlato di Keepon. Restate con noi, restate su Tele4. Perfetto.